alla grande bandiera di diocesi di Termoli d'Arino. Il vescovo mi ha pregato di rappresentarli in questa circostanza perché la Chiesa diocesana naturalmente non può essere estranea a quello che avviene sul territorio, tantomeno fatti così gravi come quello accaduto a Nuova Criteria. A me fa piacere aver messo insieme due uomini, uno della terra e uno del servizio dello Stato, perché sono due vite donate a tutti quanti noi. A me non piace molto questa espressione lo Stato, perché quando parliamo dello Stato sembra quasi che parliamo di una entità estranea a noi, un po' come il regno borbonico. Qui non ci sentiamo di appartenere, lo Stato siamo noi cittadini, quindi in realtà sia il generale Carlo Alberto La Chiesa ha dato la sua vita per tutti quanti noi, per la nostra libertà, per le nostre garanzie, per la nostra democrazia e quindi non uno Stato astratto, ma per la nostra appartenenza ad una comunità, direi così, comunità nazionale. E poi perché questo uomo dà la sua vita nell'agricoltura? Certamente perché io penso che nella storia ci sono degli uomini che segnano la storia perché offrono la propria vita, per far crescere la storia, non per farla rimanere indietro. A me sembra, l'ho ascoltato con molta devozione, sia la descrizione della vita del generale, sia dei fatti che sono accaduti a Nuova Criteria. Però vorrei dire a voi che fare memoria del passato, senza mai pensare al futuro, noi non costruiamo nulla. La memoria che ci fa, così, indulgere nel passato, non ci aiuta e non ci fa crescere per il futuro. Io penso che questi uomini sono morti perché noi possiamo crescere nella storia. E quindi io penso che ciascuno di noi deve sentire forte l'appartenenza ad una comunità nazionale e cercare di trarre da quegli insegnamenti, anche da quella vita donata per tutti quanti noi, così la forza e il coraggio di andare avanti. Io penso che queste circostanze possono diventare per noi motivo di speranza, perché quanta c'è gente che riflette, che pensa, che è così, che si rende conto, vuol diventare consapevole di fatti accaduti. Certamente tutto questo diventa per tutti quanti noi motivo di speranza. La speranza che nasce dal cuore di ogni uomo. Non possiamo sempre aspettare che siano gli altri a saperci aiutare a crescere. Dobbiamo educarci noi singolarmente, permettetemi questa libertà, di poter crescere. Io penso che questa è una delle lacune più grosse, soprattutto per noi molisani. Io sono molisano, puro sangue, e dico con molta semplicità. Noi aspettiamo sempre che il cielo piova, aspettiamo sempre che siano gli altri a costruirci la storia. Siamo noi, io penso che nessuno si senta offeso. Di aiutarci a crescere. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. Uno all'altro, la storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. Sono fatti di un certo rilievo. La storia siamo noi, una vita donata, quella di Gheorghe, siamo ma noi, anche certi fatti che il professore ha messo in risalto, lo sfruttamento, sono fatti che accadono non da adesso ma da tempo. E noi molisani siamo piuttosto freddi di fronte a questo avvenimento, perché pensiamo che questo accade soltanto nella vicina Puglia. In realtà questi fatti accadono anche nel nostro basso Molise, che non sempre è dirigente, attento, è così, è curioso di capire e conoscere questi avvenimenti che accadono tra di noi. Io penso che anche da questo fatto dobbiamo saper trarre una grande lezione di vita. Innanzitutto, secondo me, vi parlo col cuore, con molta libertà, innanzitutto cominciare a non chiamare più gli stranieri stranieri. Cominciamo a chiamarli fratelli di altre nazioni. Perché sono stranieri? Di che cosa? Io penso che quando uno nasce, nasce per essere cittadino del mondo e quindi abbiamo il diritto a stare in qualsiasi parte della terra, anche se convenzioni nazionali ci obbligano a rispettare alcune regole. Quindi cominciamo ad abbandonare il nostro linguaggio, lo Stato, come se fosse una entità astratta, abbandoniamo la parola straniero come se fossero estranei a noi. Sono fratelli come noi. L'integrazione è possibile nella misura in cui siamo capaci di aprire cuore e case a questa, diciamo così, emergenza che sta accadendo nel nostro basso Molise. Ed è evidente che l'integrazione è possibile anzitutto se c'è una disponibilità delle persone. Accanto a strutture che dovrebbero sorgere
io non sono un tecnico, certamente sono delle idee che vengono, perché a me piace l'utopia, io penso che l'uomo che non ha utopie non è uomo, perché, scusate, perché siamo sulla terra, per avere delle utopie, per avere dei grandi ideali, se dobbiamo rimanere a bassa quota, non conviene vivere nel mondo, abbiamo bisogno di lanciarci verso ideali e verso utopie, soprattutto per chi si ritrova in una confessione religiosa che si dice cristiana. L'utopia diventa ancora maggiore perché il più grande uomo è stato, direi così, attento all'utopia, è Gesù Cristo, perché la figlia di Dio si è fatto uomo e ha vissuto la dimensione umana, che vuol dire ha avuto una grande utopia per l'umanità. A maggior ragione noi che ci diciamo seguaci di Gesù Cristo, per avere la maggiore voglia e volontà di essere persone che hanno l'utopia della grande idealità della costruzione di cose nuove, per cieli nuovi e terra nuova. La speranza appartiene a noi, ma la speranza costa, cioè non possiamo pensare che costruiamo la speranza, dire così, senza pagare, pagando pure con la vita, così quando fanno queste persone. Io a me così leggo questi fatti, ogni volta ci sono tanti di questi fatti che scuotono la coscienza e ogni volta la coscienza mi risveglia, perché mi dice in realtà che cosa stiamo facendo perché queste cose non possono accadere. Certamente, ripeto, dovremmo avere noi una maggiore così disponibilità innanzitutto a comprendere questo fenomeno e poi anche a cercare di aiutare a rendere possibile una integrazione nel rispetto di tutti e così della gratificazione di tutti. Almeno questa è la parola che così ho voluto partecipare, ringraziando il vicepresidente della Commissione del Lavoro, Pietra Roia, di avermi invitato a partecipare. È una parola di speranza, ripeto, una memoria, senza speranza è una memoria inutile, sterile, diciamo infruttuosa. Noi abbiamo la memoria perché ci spinge, ci sollecita verso un futuro di speranza.